Ciaobettes.it, donne che diventano uomini, un po' la regina Cristina, Greta Garbo, molto Victor Victoria, Julie Andrews, il mio adorato Blake Edwards, parecchio Glenn Close, Albert Nobbs, Rodrigo Garcia alla regia, ma anche Una vita al rovescio, un film bellissimo di fine anni 90 di Rolando Colla che mi colpì molto, un film molto molto bello. Stavolta tocca a noi, agli italiani. Eccola qua, Vergine Giurata, Laura Bispori, Alba Rohrwacher. Alba, uomo, benissimo. Croce e Delizia, un film molto complicato da video recensire. Ho avuto il piacere e il privilegio di frequentare Laura Bispori, ho visto dei suoi bellissimi lavori iniziali, questo è il suo primo lungo, Passing Time era un capolavoro, il corto che le diede Davide Donatello. Ho avuto anche, diciamo, il privilegio un po' di frequentare Laura, la quale mi raccontava di questo film, quindi mi sono andato a leggere subito Elvira Donés, il libro di Elvira Donés, ispirato a Vergine Giurata, bellissimo. È una storia molto complessa, è la storia di una donna albanese che nel suo paese, attraverso un'antica tradizione che è quella delle vergini giurate, è diventata uomo, decide a un certo punto di ricongiungersi con una parente che per lei è molto importante perché è quella donna con la quale lei è cresciuta e che, a differenza sua, è scappata dall'Albania. Nel libro della Donés, la donna uomo, la vergine giurata, andrà a cercare la sua parente negli Stati Uniti d'America addirittura. Nel film di Laura Bispori, produttivamente era un po' complicato per un'opera prima, si è scelta l'Italia. Benissimo. Croce e Delizia di O Alba Rohrwacher, O una star, mi sblocca il film, sono contenta. Quando me lo disse ero molto contento, ma occhio a come lavori con i corpi. Purtroppo qui non c'è assolutamente Foxcatcher. Tu devi andare addosso ad Alba Rohrwacher, tu devi farle portare dei secchi d'acqua come fa il maestro con Uma Thurman in Kill Bill, su e giù per delle scale. Tu devi far venire i muscoli ad Alba Rohrwacher, tu devi far in modo che io veda una nuova Alba Rohrwacher sullo schermo. Solo a quel punto io crederò a una storia così difficile da credere. Lo fa Laura Bispori? Non lo fa. E questo è l'errore principale del film. Ma non è l'unico, ahimè. Non solo Alba Rohrwacher ha questi capelli all'indietro, sembra un giovane Antonio Gramsci, e ha questo suo visino di Alba Rohrwacher assolutamente non segnato dalla vita in montagna delle vergini giurate. Sapete, queste donne albanesi che decidevano di diventare uomini, poi facevano tutti i lavori degli uomini. Partiva tutto dall'idea del voglio prendere il fucile, che è una cosa da maschio. Alba Rohrwacher è esattamente l'Alba Rohrwacher che abbiamo visto in tanti altri film. E dire che lei è un'attrice che cambia, è dire che lei è un'attrice che con Silvio Soldini ha preso del peso, è dire che lei è un'attrice che con il suo uomo di adesso, Saverio Costanzo, ha perso del peso per la solitudine dei numeri primi. Quindi secondo me è un corpo a fisarmonica, è una grande artista che tu puoi cambiare fisicamente. Perché Bispori non l'hai cambiata? E sbagli questo, sbagli il film. Altro errore: c'è un montaggio continuo tra presente e passato, troppo veloce al montaggio, pochi minuti presente, pochi minuti passato. Io così, in questo modo, come spettatore, non godo il presente, non godo il passato. Nel passato c'è il pozzo di petrolio che avrebbe fatto piacere a Peter Bogdanovich. Bogdanovich diceva: ragazzi, tutto è stato già fatto. Occhio Bogdanovich, perché ti saresti esaltato come mi sono esaltato io quando ho letto il libro della Donés per questo nuovo pozzo di petrolio narrativo. Ma che ficata è la tradizione delle vergini giurate nell'Albania di montagna, che è molto lontana dall'Albania di mare e di città di Tirana? Ma che ficata è? Noi non la conosciamo questa storia. Ci sono dei riti, ci sono delle parole d'ordini, ci sono dei gesti, ci sono delle azioni che tu puoi farmi vedere che io non conosco come orrido e mediocre borghese cittadino occidentale. C'è riuscita Laura Bispori? Anche qui non c'è riuscita. Ma com'è possibile? Perché questo montaggio alternato tra presente e passato non funziona. Altro grave errore: l'attrice che fa Alba Rohrwacher da giovane è più alta, è più cavallina, è più vergine giurata lei di Alba Rohrwacher. Ma com'è possibile che quella ragazzona mi è diventata Antonio Gramsci alla fine? È un errore cinematografico. E il fatto di vederle continuamente questi due corpi con questo montaggio sbagliatissimo che fa la Bispori finale non fa altro che infastidirmi, perché io vedo un corpo che è troppo diverso da quello che poi io dovrei pensare che è diventata nel film. E c'è anche la parte in Italia che non mi è piaciuta. C'è un signore che sta in piscina che si chiama Bernard, che è straniero. C'è la Rohrwacher che parla in albanese,
E c'è un'Italia che non c'è, c'è un'Italia troppo astratta, troppo poco concreta. Insomma, io adoro Laura Bispoli, il film è piaciuto, era in concorso a Berlino, la mia video recensione, grazie al cielo, come al solito, non conta niente, ma secondo me lei ha sbagliato praticamente tutto in questo suo esordio che io aspettavo veramente con grande eccitazione. Ma la vita è lunga e io sono convinto che Laura farà grandi cose e sono convinto che anche questo film potrà essere apprezzato come lo è già stato da molte persone, non purtroppo da me, e lo dico con grande rammarico. Ciao Bad Taste!